sono Gisius e oggi si riprende con Pokémon Mystery Dungeon Esploratori del Cielo. Continuiamo. L'ultima volta, come si può notare dallo schermo inferiore, abbiamo fatto fuori Drowsy, non mi ricordo neanch'io. E abbiamo sconfitto quindi, liberato Meryl. Azuril, no, ce la posso fare. E tre, ogni sorriso fa condiviso. Ok Pokémon, è ora di lavorare. Ora! Fantastico. Ok. Ah, no, non vi fa neanche muovere. Ah, voi due. Ecco gli incarichi per oggi. Guardate le missioni sulla bacheca dei ricercati e sulla bacheca delle missioni. Oggi dovete dedicarvi alle missioni in bacheca. Capito? Non voglio perdere in giro qui, va bene? Tutto chiaro? Se avete capito, al lavoro. Ok, molto interessante, ciao a tutti. Vediamo un po'. Io di solito non voglio accettarla. Vabbè, sono... Oh, c'è solo un trevico. Vediamo i ricercati. Non le sto accettando tutte, ragazzi, non sono così stupido. Comunque, questa è una grotta marina, che è più semplice, ma ne ho tre alla riva paludosa. A bacheca ricercati non c'è nessuno. Allora, non l'ho saputo, avete salvato il piccolo Azuril da un orribile criminale. Mi sono sempre chiesto, ma queste missioni, voi lo sapete, sono randomiche magari? O sono già impostate? Un nuovo Pokémon Super Mystery Dungeon hanno introdotto una meccanica molto interessante. Cioè, quando voi non avete più niente da fare su un piano, esco perché il piano 4 non ci potrò mai più tornare, quindi quando voi avete qualcos'altro da fare su, cioè fate completato una missione ma avete qualcos'altro da fare su quello stesso piano, ve lo dice ed è una meccanica interessantissima. Cioè, è veramente fatta molto bene come meccanica, non è da poco. Invece qua bisogna ricordarsi tutte le missioni a memoria, cioè io avevo una missione a questo piano, un'altra a quest'altro piano, ed è parecchio pesante, e se non ho visto che cosa mi è andato, perché stavo dialogando con voi. A proposito, salterò o non salterò queste brevi missioni qua da fare un po' con voi? Magari metterò solo degli highlights. Vediamo se domani c'è qualcosa di interessante. Mi sa di no. La mattina dopo, sveglia! È mattina! Bene. Ah, buongiorno, Jesus. Prendesi, sto registrando in generale. E tra ogni sorriso va condiviso, poco come ora di lavorare, urrà. Sto registrando perché così do un po' di materiale da montare sia a Metium che a Metius, perché stanno imparando, mi stanno dando una mano. Quindi in questo modo registro e loro guadagnano nel senso di cosa da fare, così possono imparare. Ok, Monte Crespo, sì. Non ho visto che piano sono 6-7, mi paiono le ultime due. Ok, il matchup è una delle nostre missioni, quindi ne abbiamo ancora tre da fare. Va bene, tetrasporti, grazie. No, non voglio uscire. Sì, continuiamo l'esplorazione. Spinarak, io lo chiamo Spinarak, tolgo la A, perché la A è muta, dovete sapere che non è vero. Però dovete sapere che questi Pokémon li ho imparati quando ero un ragazzino, quindi se un Pokémon si chiamava tipo Gardevoir, per esempio, avete presente, no? Io lo chiamo Gardevoir, perché da bambino io lo chiamavo Gardevoir. Quindi mi è rimasto impresso, purtroppo. È una pronuncia completamente sbagliata, ma di fatto è così. Quella che... No, non dico niente. No, me ne manca ancora una, se non sbaglio. Ricordo. Le sono le 11. Per il vero non so quando riesco. Ok, cosa mi impari bello? Sì. Alleluia. Una mossa decente. Ecco. Sì, sostituisco contatore. Perché contatore è bella, è fisica e tutto il resto, ma resistenza, a mio parere, è molto più utile. Ok. Direi che ho fatto tutte le missioni. Ok, sì, usciamo da là. Ci siamo, perfetto. Ok, abbiamo dei P. Abbiamo un punto di esplorazione che non fanno mai male. Ok, abbiamo salvato 200, ok. Revital Sim, e questo è bello, questo è bello. Nel deposito lo teniamo perché lì va. Sono la Lia, sì, è un MT, può sempre tornare utile, 20 punti di esperienza. Gravel roccia, perché gravel roccia? Gomma viola va già meglio, grazie. Le gomme non fanno mai male, 20 punti di esperienza. Rango normale, rango bronzo, ragazzi, rango bronzo.
baccacedro. Ok. Ok, 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 ok. Vediamo se finalmente riusciamo a sbloccare un qualcosa di nuovo per questo episodio. Dovremmo andare a dormire. Domani dobbiamo mettercela tutta al Gisus. Ok, buonanotte. Qualcosa abbiamo sbloccato, secondo me. Sì, capitolo 4, al posto di guardia. Fantastico. La mattina dopo... Sveglia! È mattina! Adesso dovrò mettere tutta la mia memoria di Pokémon in un solo istante. Oh, buongiorno, Gisus. Salve anche a te, Cigo. Salve, continua. Salvataggio completato. Perfetto. E tre! Ogni sorriso va condiviso. Ok, Pokémon, è ora di lavorare. Urrà! Ok, ok, ok. Ehi, voi due! Ah, ciao, Laudred. Oggi ci serve il vostro aiuto per una cosetta. Diglett, ecco qui. Grazie, Laudred. Voi due siete di guardia oggi. Mi spiace, di solito lo faccio io. Ma oggi mio padre mi ha chiesto di aggiornare le bacheche al posto suo. Per questo non posso stare di guardia. Sarebbe fantastico se qualcuno potesse prendere il mio posto. Ed ecco perché siete qui. Vi prego di fare un buon lavoro. Ciao. Lui sparisce così, fantastico. E così è deciso. Non sono riuscito a seguire quello che diceva. Perché dobbiamo farlo noi? Chiudi il becco! Basta lamentarci, al lavoro! Ah, che mal di testa. Ok. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scendere in questo buco per fare il turno di guardia. Turno di guardia? Avete sentito bene? Dovete fare la guardia. Dobbiamo evitare che Pokémon sospetti entrino alla gilda. Quindi c'è la guardia. Quindi c'è una guardia sotto la gilda per controllare i Pokémon che vengono qui. La prima volta che avete fatto visita alla gilda, le vostre zampe sono state esaminate, giusto? La mia zampa? Cosa? Pokémon in arrivo! Pokémon in arrivo! A chi corrisponde la forma della zampa? A chi corrisponde la forma della zampa? È la zampa di Riolu! È la zampa di Riolu! Sì, me lo ricordo. Ah! Molto interpretativo l'urlo. Oh, adesso mi ricordo. C'era quello strano buco di fronte all'ingresso. Mi sono messo sulla grata e poi qualcuno ha urlato. Che spavento mi sono preso. Ok, quindi dobbiamo stare di scendere qui. E cosa facciamo dopo? Il tunnel sul fondo conduce al posto di guardia. Bellissimo! Non mi ricordavo ci fosse questa tipo piantina. Diglett ci scava attraverso e spunta fuori. Diglett ci scava attraverso e spunta sotto il posto di guardia. Come fa a scavare in verticale? Non lo voglio sapere. Dal posto di guardia Diglett ispeziona le zampe di visitatore, le identifica e poi mi fa rapporto. Poi decido se il Pokémon è sospetto o no. Si supera l'ispezione, apro la porta. Quindi siamo i guardiani della gilda, questo è quanto. E vabbè, ha senso. Tutto ciò che dovete fare è ispezionare la zampa dei visitatori e dirmi a quali Pokémon appartengono. Va bene? Tutto chiaro? Tutto chiaro. Molto bene, allora, al lavoro! Rimboccatevi le maniche e fate un buon lavoro. Ah, non c'è un filo di luce qui al Gisus. Dovremmo procedere a tentoni. Beh, ormai dovremmo essere nei pressi del posto di guardia. Ehi, laggiù! Vedo della luce al Gisus. Wow! E allora? Avete trovato il posto di guardia? Sì, ci siamo! Ottimo! I Pokémon che vanno in visita si metteranno sulla griglia sopra il posto di guardia. Identificateli in base alla forma della zampa, poi informatevi. Capito? Sì, abbiamo capito. Molto bene, potete cominciare. Ok, devo mettere in pratica tutto quello che so. Guarda la forma della zampa sullo schermo superiore e dimmi chi è. Puoi fare solo due errori, ok? Ci godrò dopo la situazione. Pokémon in arrivo, osserva la forma della zampa e dimmi a che appartiene. Charizard no, Combusken no, Electra no, direi Inferno. No! Così? La zampa di Electair, è la zampa di Electair. Ok, perfetto, avanti. Evidentemente Inferno poteva non essere. Osserva la forma della zampa e dimmi che appartiene. Shrendrex, Pikachu, Snorlax... O Snorlax o Munchlax? Nascondi il cibo sotto il suo limite. Ma dai, ma non puoi vendermi così simili! Ora Munchlax, ora Snorlax! E questo è Skarmory. Per forza, è l'unico che assomiglia a un volatile.
tra quelli presenti. Ok. Stai scherzando? Shift 3? E giù, mamma mia. Spirito ok, scrivo gli altri diventano un po'. Ok, direi Feralidator. Sì. Ferrari Gart, scusate. Ho indovinato. Ok, chi è l'ultimo? Non puoi farmi così, direi Donphan. A occhio. No, no, è Grotolo. Giusto, hai indovinato. Spiacente per l'attesa. Ciro Jesus, basta così, venite qui. Oh ragazzi, due errori iniziali ma poi c'è. Me la sono cavata, me la sono cavata. Bene bene, i vostri risultati sono assolutamente perfetti. E volevo arrivare qua ragazzi, perché per un risultato perfetto al turno di guardia avete identificato tutti correttamente. Eccellente. Ce l'abbiamo fatta. Ricompenseremo i vostri sforzi in modo generoso, aggiungerei. Vi meritate una lautissima ricompensa. Come ricompensa per il lavoro svolto in modo perfetto, la squadra di Algisius riceve 500p. Non so, la squadra riceve un gaudio seme. Deposito, ok. La squadra riceve anche un ginseng. Ok. Ma non è ancora finita, la squadra riceve pure un seme vita. No, dove non rivita il seme? Forse perché sono all'inizio, io mi ricordavo che davano rivita il seme. Forse con zero, proprio zero perfetti bisogna essere proprio, non mi ricordo. Non mi ricordo, davvero, pensavo dessero rivita il seme. Che strano, ma... Ok, io sono pronto a mettere in pausa in caso dovesse succedere qualcosa. Dovremmo andare a dormire. Domani dobbiamo mettercela tutta, Jesus. Ok, buonanotte. La mattina dopo. Sveglia! È mattina! Molto grazie molte Laura. Dopo che ti ho salvato, eh. Ah, oh, buongiorno, Gish. Questa è l'avventura? Salve, continua. Ok, direi che però mi fermo qua. Quindi, ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un commento. Mi piace, iscrivetevi. E noi ci vediamo nel prossimo video. Quindi, bella, ragazzi.